8 anni di reclusione per Nicola Cappellano, 49enne, finito al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro sul presunto caso di una donna segregata e costretta a subire atroci violenze. La Corte d'Appello del capoluogo calabrese oggi ha ridotto la pena di 4 mesi rispetto a quanto sentenziato l'11 luglio dell'anno scorso, quando al termine del giudizio abbreviato il giudice dell'udienza preliminare lo riconobbe colpevole di riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione, come richiesto dal Pubblico Ministero. Saverio Vertuccio. Nel caso finirono travolti insieme a Cappellano altri due coimputati Gianluca e Rinaldo Berlingeri, rispettivamente di 36 e 41 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo. Tutti finirono in carcere nel dicembre del 2013, in esecuzione di un'ordinanza cautelare. I tre uomini, secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile di Catanzaro, avrebbero a lungo approfittato di una donna, la convivente di Cappellano, appunto, che con questi aveva intrapreso una relazione della alla fine del 2012, ma lui l'avrebbe fin da subito segregata in casa e costretta a prostituirsi. L'uomo, sempre stando alle iniziali accuse della procura, avrebbe costretto la vittima anche ad avere rapporti di gruppo con Gianluca e Rinaldo Berlingeri, ma evidentemente molto diversa è la conclusione, con la stessa pubblica accusa è giunta al termine del dibattimento dal momento che per i due Berlingeri è stata chiesta la soluzione con formula ampia. Il processo, a carico dei due, proseguirà invece il prossimo 17 marzo.